Buongiorno belle gente, benvenuti nel mio canale. Finalmente sono riuscita a farvi il video della differenza tra il Flexi Brush e il Denman. L'acqua che sto mettendo adesso sulla testa è il trattamento e l'infusione perché aiuta la ricrescita dei capelli. Sapendo che mi si sono asciugati un po', l'ho preso dal frigo, l'ho applicato freddo, congelato, sia nella radice che nelle punta. E piuttosto di usare un spray di acqua potete anche utilizzare uno spray che ci mettete dentro questo infuso, che lo mettete tutti i giorni. Vi lascio qua sopra il link del short video che ho fatto su questo infuso, come si prepara. È veramente molto efficace perché idrata molto i capelli e soprattutto aiuta tanto l'attivazione della microcircolazione per la ricrescita dei capelli nel cuoio capelluto. E adesso vado ad applicare il mio Crazy Color per dare un tocco di colore ai miei capelli spenti completamente. Vi ricordo che io sono praticamente più di 2 anni che ho messo il colore e questo qua solo esclusivamente mantenimento, e quindi adesso andiamo a mettere questo prodotto che si chiama Lola Cosmetic. Per chi mi segue sa che io tantissimo tempo fa, all'incirca un annetto fa, avevo usato questo prodotto. Sapendo che costa sul 15 euro il negozio dove lo vendono, sinceramente lontano da casa mia, e quindi lo puoi comprare anche su Amazon, però su Amazon costa qualcosina di più. Ci sono altri siti dove vendono prodotti professionali per i capelli ricci, lo potete trovare. Si chiama Lola Cosmetic, è fantastico perché non impesantisce i capelli, quindi non li rende unti, e soprattutto combatte l'umidità, perché siamo in questo periodo di tanta umidità. Infatti i miei capelli si gonfiano e diventano crespi per l'umidità. Quindi io vado ad applicare questo prodotto dalla punta fino alla radice, dalla radice fino alla punta, perché non impesantisce assolutamente i capelli, per chi ha qualche sughino da parte. Mi raccomando ragazze, provatelo, mi fate sapere perché è favoloso. Io sono innamoratissima, sono 15 euro che ne valsa la pena, e soprattutto a me mi dura minimo 3 mesi, perché ogni lavaggio io ne metto una goccia, non è che metto tantissima quantità, e veramente mi dura. Adesso ho diviso i capelli e andiamo a fare una metà con Denman Brush e l'altra metà la faccio col Flexi Brush. Come vedete io rullo i capelli, li divido a ciocche piccole perché ho tutto il tempo del mondo oggi, che di solito faccio i video sempre che ho fretta, e invece oggi ho tanto tempo. Quindi dopo che ho applicato su tutta la ciocca, su tutti i capelli il Lola Cosmetic, adesso lo vado ad applicare sulla ciocca e comincio a girarli in questo modo per affermare i ricci. Io i capelli miei sono abbastanza ricci, quindi anche se li pettino il riccio viene bello, però così li do proprio, li affermo. E più che altro quando prendete la ciocca li date la direzione del riccio, il riccio dura tanti giorni e rimane compatto, non diventano frizz, non diventano crespi, diventano sfibrati i capelli. Questa tecnica è bella sia per i capelli ricci sia per i capelli mossi. Soprattutto per i capelli mossi gli dà una definizione maggiore e gli dà una definizione importante, e soprattutto durano nei giorni. Io quando lavo i capelli comunque uso la cuffia di notte. Io uso la cuffia quando sono a casa, se devo fare le pulizie a casa, tutto il resto, tanto che se ne frega, non mi vede nessuno, metto la cuffia. Ho cercato di velocizzare questa parte del video perché è veramente molto lunga, io me la sono presa con tanta calma, e questo video ho cercato più possibile di farlo meno di 20 minuti. Pensate che avevo fatto una maschera idratante per i capelli che non sono riuscita a metterla in questo video perché sennò sarà un video di 40 minuti, direi di no, farò questa parte e faccio la seconda parte.
per la prossima settimana, non so se lo pubblicherò mercoledì o domenica. Bella gente, se vi piace il mio video, se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, perché purtroppo il 95% delle persone che seguono il mio canale, non mi escono le parole oggi, non si iscrivono, quindi vi ringrazio e vi chiedo gentilmente, per chi è interessato al mio contenuto, di iscriversi al canale. Come vedete, i ricci sono bellissimi e man mano che crescono i capelli ricci, la direzione la prendono in una maniera naturale, quindi possono prendere il riccio a destra, poi arriva un punto, cambiano direzione e la prendono a sinistra. Questa cosa qua non la decidiamo noi, ma dipende dalla voglia che hanno i capelli. Comunque, anche senza Denman Brush, potete tranquillamente arricciare i capelli con le dita, o ci sono tantissimi altri pettini. Io mano a mano che scopro degli pettini nuovi sul mercato che sono economici, io ovviamente me li compro e li provo con voi, perché comunque il Denman costa solo 12 euro, non è che tutti possiamo permettercelo. Io il mio ce l'ho da almeno 3 anni. E sinceramente, finché rimane un dente, continuerò a utilizzarlo. Non sono una che butta via le cose così, soprattutto le cose che comunque le hai pagati. Adesso comincio con l'altra parte, anche se ho cominciato a fare la prima parte sotto, che poi dopo ho deciso di fermarmi perché così volevo fare proprio parte, poi dopo l'altra parte. Io continuo a bagnarmi i capelli con questo infuso perché, come sapete, i capelli ricci si seccano subito, e se si seccano, il riccio non viene bello. Anche se li fai un bel lavoro di styling, non viene bello. Il riccio deve essere bagnato e deve essere idratato. Quindi vi consiglio, se non avete assolutamente nulla a casa o non avete dei prodotti professionali per i capelli ricci, vi consiglio qualsiasi tipo di balsamo per i capelli che avete a casa, o qualsiasi balsamo che avete i capelli, una crema ricca per il corpo, oppure la vasellina che dà un effetto favoloso. L'unica cosa è che la vasellina, se mettete tantissima quantità, purtroppo unge i capelli e li impesantisce, quindi tendono a cadere, quindi il riccio sarà definito però impesantito, quindi cade, non avrete un bel volume. Il vantaggio di usare questo pettine, il brush e il flexi brush, è facile, è molto veloce, basta dividere le ciocche, pettinateli all'insù per mantenere il volume e finita. Cioè, ci mettete neanche 8 minuti per fare il styling per i vostri capelli e il risultato è veramente ottimo. Cali bimba. Questo video è composto di vari passaggi, i vari giorni, perché volevo proprio farvi vedere giorno per giorno i passaggi con la trasformazione dei capelli, come diventano i capelli, per cui mi ha costato tanto e mi ha costato farvi un video di 20 minuti, mi dispiace. E comunque il flexi brush è più o meno allo stesso livello del pettine marocchino. L'unica differenza è che il pettine marocchino dà volume, ma durano anche qualche giorno in più confronto al flexi brush. Dopo che li ho pettinati, adesso andiamo a fare un po' di crunch o strizzarli un po' per affermare i ricci. Invece, sull'altra parte del Denman, vado a separare le ciocche, perché sennò i ricci sì, vengono belli così, però impesantiscono talmente tanto i capelli che perderò tutto il volume. E come sapete, per chi non sa, a me piacciono i capelli molto voluminosi, i più voluminosi che si possa, e
quindi le ciocche, se rimangono così unite, purtroppo impesantiscono tanto i capelli, quindi il volume ce lo scordiamo. Invece, per chi più puntato sulla definizione dei ricci, lasciarli così o fare le ciocche durante il styling più piccoli va benissimo, perché vi darà una definizione spettacolare, una definizione importante, però non avrete il volume. Adesso, come vedete, ho finito. Come vedete, la parte del Denmon è più gonfia, e la Flexi Brush è più allungata. Adesso che gli ho fatto un po' di crunch, come vedete, è più gonfia all'insù il Flexi Brush, e più arrotondata la parte del Denmon. Adesso vado ad asciugare i capelli a naturale, quindi non uso assolutamente il phon, vado a passeggiare con Cali, faccio le mie unghie, faccio un po' di pulizia a casa e ci vediamo stasera. Come vedete, adesso i miei capelli non li ho toccati assolutamente, è già notte, ho passeggiato con Cali, ho fatto le mie cose, mi sono fatta le unghie e adesso vi faccio vedere come sono gonfi dalla parte del Denmon, invece più allungati quello del Flexi Brush. Adesso vado a separarle col mio separatore, perché proprio non ho usato assolutamente il phon. Solo esclusivamente lasciandole così, così che si asciugano completamente a naturale. Adesso vi faccio vedere il risultato. Gente, come vedete, la differenza non è tanta. Questa parte è leggermente più gonfia e questa parte è leggermente più dritta. Qua in questa parte, a parte il gatto dietro, questa parte è più gonfia e questa parte è più rotonda. Questa è più allungata e questa qua è più ovale, vi dico la verità. Invece con questo, praticamente, come avete visto, questa parte ho usato questo pettine e questa parte ho usato questo. E il risultato finale è veramente bello su tutte e due le parti, quindi non posso sbilanciarmi. Come vedete, i ricci sono belli di qua, i ricci sono belli anche di qua. Comunque, sono belli. Vedete, ho sistemato un pochettino la riga, piuttosto che la righetta in mezzo, l'ho separati così. E questo qua è il terzo ingrediente. Per le persone che mi seguono, sanno che io uso tanto la vaselina sia per le mie maschere che i miei trattamenti, soprattutto per i capelli e anche per il viso. Prendo una piccola quantità, la scaldo e vado a fissarla nei capelli. Cosa serve la vasellina? La vasellina mantiene i capelli più idratati. Io di solito ci sono varie modalità in cui la uso sui capelli. La uso sui capelli bagnati e la uso anche sui capelli asciutti. Cosa serve? Serve sia per affermare il riccio, mantenere i capelli idratati senza togliergli la propria elasticità o definizione, e soprattutto combatte l'umidità. Combatte l'umidità, afferma il riccio e lo mantiene idratato, e soprattutto non impesantisce i capelli. Per chi non la conosce, la vaselina sui capelli ricci è, guarda, scoprirete un mondo alternativo, un mondo nuovo. Guardate che bei ricci comunque. Tutto grazie alla maschera che ho usato prima e grazie a Lola Cosmetic, che a me piace tantissimo. Ci vediamo domani. Eccoci, il secondo giorno, però siamo di sera, siamo di notte. Ho tenuto quasi tutto il giorno la cuffia perché sono stata a casa tutto il giorno oggi, e quindi, come vedete, i capelli comunque stanno bene, benissimo, da tutte e due le parti. Ci vediamo domani. Buongiorno, come vedete, i ricci sono ancora molto belli. È già sera, perché belli, belli, belli. Il quarto giorno, non c'è tanto luce qua in bagno perché non ho portato la lampada di là dalla sala. Cercherò di separarli bene
capelli. Mi separo bene. Non c'è una bella luce, ripeto, in bagno, però guardate che bei ricci. Questo, come compatta questa parte e questa parte qua, vedete? E mi ha fatto il crespo, guardate, il crespo in mezzo confronto a qua, che non c'è, che comunque i ricci sono belli. Sono belli comunque, sono molto belli. Eccoci bella gente, questo qua è il quinto giorno, io i capelli li ho lavati lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. E quindi oggi venerdì, i miei capelli hanno sopportato 5 giorni più. Ieri sera sono andata a ballare, quindi già tutti i giri, Più stamattina sono andata a fare jiu-jitsu, oltre tutti i giorni mi faccio degli esercizi a casa, faccio yoga, queste cose qua, quindi direi che è ora di lavarli. Però prima di lavarli voglio farvi vedere che sono ancora belli. Guardate che bel riccio che c'è ancora, guardate che bel riccio. Comunque tra la Lola Cosmetic, i pettini e poi avevo fatto una maschera che ho deciso di non farla in questo video, lo farò vedere la prossima settimana, perché sennò il video sarà di 30 minuti, io adesso cerco di farlo fare meno di 20 minuti, però non... ciao gatto, non ce la faccio. Comunque vi faccio vedere, vi presento il mio Mister Gatto, guardate che piccolino bello. Allora vi faccio vedere Cali, non so dov'è, e l'ho legati perché stavo pulendo un po' casa, mi sono messa un po' di rossetto per darmi un po' di colore, perché sennò cadaverica. Allora vi faccio vedere il risultato finale e la mia recensione. Dunque, comunque la riga mi rimane in mezzo, come vedete. Mai lavare i capelli, pettinarli metà e metà, mai, mai. Divideteli piuttosto come faccio io, li divido di qua, quindi ho questa parte qua e la parte centrale, poi decido io dove mettere la riga. Però se li pettinate e fate styling, guardate la riga, rimane la riga, purtroppo. Allora, questi qua sono i miei ricci, dunque. Da questo lato, come vedete, i ricci sono ancora sulle punte, ancora belli. Di qua ci sono, però, molto crespo, guardate qua sotto, molto crespo, confronto a qua, che comunque i ricci ci sono ancora. La mia recensione finale, dunque, il Dunman si chiama, questo pettine, quello che rulla, il Dunman è un pettine favoloso, davvero favoloso, per chi vuole la definizione, che ha i capelli mossi, vuole una bella definizione, il Dunman va più che bene. Il Flexi Brush va benissimo se avete una serata importante, una giornata importante, volete avere dei capelli super wow, al primo lavaggio, alla prima asciugatura, avete dei capelli voluminosi, di punta definiti, soprattutto il volume, avrete un volume abbastanza importante, i capelli stupendi, però non vi dura tanti giorni, vi durano al massimo 3 giorni, ok? Invece col Dunman vi durano abbastanza giorni, il ricci rimane definito, anche se il volume non sarà quel volume altissimo, dipende dal styling come lo fate. Se lo fate come faccio io, che li rullo e nella radice non me ne frega niente la definizione, li separo e creo il volume io, ok? Quindi il risultato finale, vanno bene tutti e due i pettini sono belli. L'unica differenza dipende da quello, l'uso che avete. Se avete una serata importante, io vi consiglio il brush, Flexi Brush, che è favolosa. Fate il styling molto veloce, in 5-10 minuti avete finito, asciugate i capelli, avete un volume, una definizione bella. Invece se volete lavarvi i capelli e volete un che vi dura tanti giorni, vi consiglio il Dunman, perché dà la definizione e i capelli durano abbastanza giorni. Quindi bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Spero che vi sono stata utile e mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché credo che il 95% dei miei seguitori
purtroppo non sono scritti. Quindi mi sostenete, sostenete il mio canale, sostenete il mio lavoro. Grazie a tutti e buona domenica. Vi voglio bene a tutti, soprattutto quelle che mi scrivono. Ciao!